Manca, diceva qua anche Mangiare sei. Giorgetti, ci vorrebbe Sacchi. Tommaso Sacchi però. Sacchi. Tommaso non c'è ancora collegato, dovrebbe aprire lui. Sì, non è ancora collegato, però non possiamo aspettare molto altro. Appena si collega, gli diamo la parola. Va Sì. bene, non conta che apre per primo, che apre, Va insomma, dai, bene, va bene. diamolo Allora per logica. facciamo. Ok, oggi giornata internazionale della donna, inizia il Teatro Studio Mila Chiaralli, la collaborazione tra la Fondazione Teatro della Toscana e il Teatro delle Donne. E lascio la parola a Claudia Sereni, assessora alla cultura del Comune di Scandicci. Grazie, buongiorno a tutti e buona giornata internazionale della donna, appunto. Per noi è una grande occasione oggi poter essere qui con un annuncio di questo tipo. Chiaramente questa è una collaborazione che si innesta fra la Fondazione Teatro della Toscana e l'Associazione Teatro delle Donne. Quindi il Comune di Scandicci viene in qualche modo a beneficiare attraverso la sede del Teatro Studio di questo nuovo connubio. Il Teatro Studio, nella sua storia, è sempre stato un luogo di residenza, quindi in qualche modo questo valore aggiunto per noi è un valore strutturale, un valore che restituisce al Teatro Studio un ruolo territoriale di programmazione e di sostegno anche alle compagnie che in qualche modo ci riporta anche alla sua storia. È una storia che, tra l'altro, come molti di voi saprete, sta per cambiare perché presto apriremo il cantiere, probabilmente a fine anno, e quindi il Teatro Studio come dire, sta per lanciarsi verso una nuova versione, una nuova storia, appunto. Siamo contenti però che in questo ultimo anno di gestione del Teatro Nazionale si possa ritornare a parlare di residenze. Oltre al Teatro delle Donne abbiamo anche la residenza dei Nuovi, quindi abbiamo due elementi strutturali molto, molto interessanti che sono quelli di un gruppo di giovani in formazione e quello invece di un gruppo che si porta dentro, come dire, la responsabilità di narrare diciamo il tema della donna in una maniera però a nostro avviso strutturale, fondamentale, proprio perché oggi forse, e qui vorrei un attimino soffermarmi visto la giornata, forse proprio anche il tema della donna si innesta sempre di più su come noi ci raccontiamo al mondo, quindi una narrazione femminile che si porta, come dire, dietro tutto il patrimonio teatrale e che poi è testimoniato dalla storia importante di questa associazione, per noi è sicuramente un valore aggiunto. Certamente, ci tengo a precisarlo, ripeto che questa residenza ha un tempo di vita legato proprio alla gestione, quindi all'appalto che il Teatro Nazionale ha vinto ormai 6 anni fa, e che quindi è già stato rinnovato, l'appalto era triennale, 3 anni più altri 3 anni, quindi noi sicuramente potremo beneficiarne fino alla conclusione di questo 2021. Ci dispiace molto che tutto ciò accada in un anno, però anche questo 2021 pare che purtroppo la situazione pandemica non ci permetta di essere in presenza. Quindi questi, diciamo, ultimi 2 anni di gestione siano stati segnati così profondamente dall'impossibilità di viverci il teatro. Noi avremmo voluto fare molte cose insieme, proprio anche per accompagnare il futuro del Teatro Studio verso una grande novità, che è quella appunto dei lavori. Poi avremo modo anche di raccontarvi che questo luogo tornerà ad essere rinnovato il luogo della sperimentazione della contemporaneità grazie a un progetto di riqualificazione che punterà tutto sulla duttilità dello spazio e sulla dotazione tecnologica, in particolar modo sulle questioni audio e video. Per cui io appunto ribadisco la nostra
felicità proprio nel potervi accogliere e nel poter dare un colore anche femminile alla storia di questo teatro e a questo ultimo anno anche di gestione del Teatro Nazionale. Cercheremo di dare tutto il sostegno possibile, di far sì che questa residenza possa poi contaminare la città anche in altri spazi, quindi la biblioteca, la stagione estiva, a cui stiamo già lavorando intensamente, cercando proprio di riportare il tema della donna, ma soprattutto la drammaturgia, ciò che sta dietro alla produzione creativa, artistica, in maniera tale che questo possa diventare un valore aggiunto per la città di Scandicci, sperando anche che nel futuro, insomma, ci possa essere comunque una continuità. Però chiaramente noi possiamo parlare di oggi e non possiamo andare più in là rispetto a quelle che sono anche le scansioni proprio tecniche, amministrative della storia e la gestione di questo teatro. Quindi ringrazio tutti e spero che questa notizia possa essere colta da tutti voi come un valore strutturale, anche l'interesse del Teatro Nazionale, della Regione, della Fondazione Cassa di Risparmio verso questa verso l'associazione. Spero che possa essere colta come un'attenzione ai territori, un'attenzione alle compagnie, un'attenzione alla progettualità e ai contenuti, perché penso che dopo anche l'esperienza pandemica noi si debba ripartire da qui, dai luoghi, da chi vive di cultura, da chi vive e che ha una storia anche da portare avanti, da chi comunque ogni giorno in qualche modo si adopera e investe tutta la propria attività proprio verso il teatro e le arti della scena. Quindi grazie e non so se Tommaso è già arrivato, comunque ridò la parola. Grazie Assessore, grazie. Se siete d'accordo lascerei le domande in fondo perché so che alcuni relatori hanno un po' i minuti contati. Darei la parola al dottor Gabriele Gori della Direzione Generale della Fondazione CR Firenze. Sì, buongiorno a tutti. Ma sono veramente, oggi sono molto felice, no? Perché diciamo così, celebriamo questa rinascita nel giorno dedicato alla categoria femminile, ma al di là di tutto sono molto felice perché questo lavoro di squadra, ricordo, adesso non ricordo esattamente quando Maria Cristina Kelly ci scrisse una mail di richiesta d'aiuto, devo dire non ricordo esattamente quanto era, ma la riflessione che facemmo in casa nostra fu che per una serie importante di motivi che è inutile qui ripercorrere, ma che ci dovevamo rimboccare le maniche e cercare di dare una mano insieme a quello che ha sempre fatto anche la Regione, dovevamo dare una mano a questa storia, a queste persone, a questa tradizione, a questi contenuti, perché non potevamo pensare che potessero essere disperse. E per motivi che voi meglio di me potete comprendere. E quindi quel giorno lì, diciamo così, abbiamo sentito questo dovere, no? Questo dovere di coinvolgere, interessare, attivare, oltre che la nostra organizzazione, anche tutte le persone che hanno a cuore la sopravvivenza di storie così importanti sotto il profilo sociale, sotto il profilo culturale, sotto il profilo della contemporaneità. E quindi sono molto contento perché oggi, come dire, no, diamo una nuova casa al Teatro delle Donne, a questa fondamentale storia sia di produzione che di narrazione drammaturgica. E quindi, come dire, siamo davvero felici. Siamo riusciti a mettere insieme con chi ha subito capito come noi, forse lo stava facendo anche in parallelo, l'esigenza di conservare e rilanciare
ringrazio evidentemente in primis sia la Regione che la Fondazione Teatro della Toscana, di cui, come sapete, siamo soci, perché insieme con noi hanno capito l'importanza di questo gesto e quindi, come dire, concludo semplicemente facendo a tutti noi che abbiamo creduto a questo bisogno, abbiamo sentito questo bisogno, abbiamo creduto che fosse un atto dovuto nei confronti della cultura fiorentina e della cultura diciamo femminile, della cultura delle donne, e quindi vediamo soltanto un periodo di rinascita, non sarà in un nuovo luogo a cui anche noi teniamo in maniera particolare, come l'assessore sa, sarà in un luogo nuovo di Scandicci, che ha una grande tradizione nella contemporaneità, e quindi un grande sincero in bocca al lupo a questa iniziativa, perché non solo possa essere conservata e mantenuta, ma soprattutto perché possa essere rilanciata, dando quel valore che tutti noi sentiamo all'importanza della parità di genere anche nel settore culturale. Un grande in bocca al lupo a Maria Cristina. Bene, ringrazio molto il dottor Gori, che avevamo già visto in una conferenza stampa decisamente più drammatica, quando insomma qualche mese fa ce ne stavamo andando da Calenzano e ci aveva già aveva già annunciato il supporto suo della fondazione. Bene, mi dicono che dovrebbe essere collegato Tommaso Sacchi, ma non lo vedo. Quindi direi di continuare. Vedo collegato, un po' a sorpresa, una graditissima sorpresa, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, e darei la parola a lui se ci sta ascoltando e se ci vede. Presidente. Prego. Sì, io volevo essere presente anche solo per una dimensione affettiva, perché al Teatro Studio ho potuto assistere alla sua nascita e crescita quando ero il rappresentante del Consiglio d'Istituto e del Consiglio di Distretto, anni 1978-79, ero studente del liceo di Scandicci, e quindi ho visto la genesi, lo sviluppo e quello che è diventato il Teatro Studio, che poi mi ha fatto piacere sia stato intitolato a quella grande donna, a quel grande amministratore che ho conosciuto e ho vissuto nella sua operatività, qual è stata Mila Pieralli, sindaco di Scandicci. Io ritengo che l'iniziativa di oggi, che unisce al Teatro Studio questo rapporto che si viene a creare fra il Teatro e le Donne, il Teatro e la Fondazione Teatro Toscana, è qualcosa di molto importante, anche perché collabora e perché crea una sinergia sulla quale il nostro sistema teatrale deve innestare quello che poi è il lavoro che facciamo come Regione Toscana nel sostenere le varie istituzioni che possono creare l'idea di una Toscana diffusa, proprio anche da un punto di vista della produzione della rappresentazione teatrale. E quindi io che credo che sia necessario offrire sul piano culturale della nostra regione il profilo non fiorentino-centrico, ma invece diffuso una serie di esperienze e di esperienze che valorizzano le realtà che a livello di comunità municipali poi danno un senso di partecipazione attiva all'amore verso il teatro e la valorizzazione culturale. Un'occasione come oggi, l'8 di marzo, durante la festa della donna, con i programmi che qui sono indicati, è davvero qualcosa di estremamente importante. Io non ho molto altro da dire, perché poi mi piaceva soprattutto ascoltare, ma ringraziarvi per l'iniziativa, per l'attività che si trova a svolgere. Considerate, se volete, il mio appello. È proprio ora in cui sembra che il mondo della cultura e poi più in specifico del teatro si senta abbattuto da quello che sono gli effetti degeneranti della pandemia. In una situazione in cui io ho contrastato fortemente, solo nell'ultimo DPCM finalmente abbiamo avuto ragione,
l'idea che i luoghi di cultura fossero addirittura da togliere dalle tre zone con cui discipliniamo il sistema di mobilità nel nostro paese, perché ormai è da l'inizio di ottobre che i DPCM fanno stato e i DPCM che arrivano una volta al mese nelle prime edizioni non consideravano nemmeno la cultura. Nel mese di gennaio siamo riusciti a introdurre in fascia gialla, non consideravano la cultura perché c'era la cornice generale che al di là che una regione si trovasse in zona gialla, in zona arancione, in zona rossa, ma veniva messo la chiusura a tutti i luoghi di cultura. Nel DPCM, nell'ultimo DPCM Conte, siamo riusciti a inserire l'apertura delle mostre e dei musei in zona gialla. In questo ultimo invece si apre le porte anche all'attività, pur sottoposta a tutti i vincoli per la sicurezza dei codici, dei codicilli, delle misure, però il concetto della riapertura dei teatri. Io spero moltissimo che questo possa dare il senso di una luce in fondo al tunnel, di una considerazione che poi sono portato a fare e che oggi siamo ancora in una situazione molto critica. Il mese di marzo sarà un mese critico perché ancora non abbiamo sufficienti vaccini, ne abbiamo somministrati 375.000, quindi un decimo di quello che sono gli abitanti della Toscana. Non abbiamo sufficienti vaccini per mettere il muro a quello che è la diffusione della pandemia, ma fra un mese e mezzo sicuramente il muro sarà cresciuto, e dall'altro le condizioni climatiche, ce l'ha insegnato l'anno scorso, l'esperienza dell'anno scorso, che vide arrivare al massimo numero di contagi il 31 di marzo, ma poi lentamente e poi più rapidamente andando verso maggio e quindi la primavera inoltrata, condizioni miglioravano. Quindi io, siccome sono sicuro che questo avverrà, perché il muro dei vaccini si alza e il favore del tempo, ora non siamo a ottobre, lo abbiamo davanti a noi. È un bel messaggio quello che avete fatto con la conferenza stamani, perché deve essere un messaggio di speranza e di riattivazione, perché sono convinto che fra un mese e mezzo sentiremo, cominceremo a sentire che il clima è diverso e conseguentemente vi potranno essere non solo quella dimensione così formale, astratta, lontana che è l'online, ma si ritornerà in presenza e si ritornerà al contatto, che poi è fondamentale per il teatro e per l'espressione culturale nel suo complesso. Grazie e auguri di buon lavoro. Grazie mille al presidente Gianni, parole veramente importanti per non solo per il Teatro Studio di Scandicci e per il Teatro delle Donne, ma per tutto l'ambiente. Continuiamo con la presentazione, mi chiedo se l'assessore Sacchi è in linea, mi pare di no. Direi che forse possiamo... Forse può parlare Marco Giorgetti nel frattempo. Sì. Scusate, ecco, abbiate pazienza, siccome siamo in contemporanea dal Teatro Studio ci sono dei problemi di audio, adesso non ci dovrebbero essere più. Allora, a me preme dire una cosa, così come in questa grande crisi che stiamo vivendo nel teatro, anche in altre crisi più piccole come possono essere spazi che vengono a mancare, strutture che non si riescono a utilizzare o altro, come poi è stato anche per il Teatro delle Donne rispetto a una indisponibilità, ma in questi casi, come è stato, ci ritroviamo con, devo dire, dei soci non solo attenti, sensibili, partecipi, che apprezzano il valore non solo di quello che facciamo, ma anche di quello che possiamo mettere in campo per creare valore. Allora, noi stiamo lavorando per questo. Il Teatro della Toscana non ha mai smesso. Non ha mai smesso di prepararsi, di avere attenzione, di restare in connessione col territorio, così come i soci hanno voluto. I nostri soci sono stati veramente in tutto questo periodo e lo saranno ancora magnifici nel dare una risposta non alla sopravvivenza, ma allo sviluppo del teatro. In questo caso noi ci sentiamo forti per poter affrontare ogni sfida. Questa con il Teatro delle Donne è comunque una sfida perché
In ogni caso dobbiamo cercare di programmare qualcosa non sapendo ancora quando effettivamente riusciremo a riaprire e a tornare. Ci siamo trovati col teatro, col comune di Scandicci, col sindaco, con l'assessore, con una volontà molto forte anche in questo caso di riqualificare ulteriormente lo spazio ancora prima dei lavori, e quindi il Teatro della Toscana c'è e fa il suo mestiere di teatro nazionale anche in questo momento. Ora non so, Tommaso ha avuto dei problemi di collegamento e spero che riesca, Tommaso Sacchi, altrimenti comunque volevo dire questa, volevo riconfermare questa importanza del momento e di come lo stiamo vivendo insieme ai soggetti che ci guidano e che ci danno un futuro. Quindi voglio anche ringraziare i nostri soci e il Comune di Scandicci, chiaramente. Bene, ringrazio il direttore generale della Fondazione Teatro della Toscana, Marco Giorgetti, e in attesa dell'assessore Sacchi direi di dare la parola a Maria Cristina Ghelli, che è il presidente del Teatro delle Donne. Eccomi, arrivo, ci stiamo alternando sul computer perché sennò l'audio è pessimo, quindi eccoci qua. Dunque, io prima di tutto devo ringraziare la Fondazione Teatro della Toscana e il Comune di Scandicci che oggi sono qui con me in questo teatro ed è già un'emozione essere qui. Li ringrazio, ringrazio con loro anche il direttore della Fondazione Cassa di Risparmio e il presidente Gianni, che sono state due istituzioni al fianco del Teatro delle Donne fin da quando si è palesato il problema della perdita della sede. Sono onorata di questa soluzione perché il Teatro di Scandicci ha una storia prestigiosa, è un teatro in cui si sta bene, mi sento a mio agio oggi seduta qui su questo palcoscenico. Io credo che i teatri dovrebbero essere riaperti prima possibile, perché i teatri sono presidi del territorio ed è importante in un momento come questo della pandemia che i teatri siano aperti proprio alle domande, ai dubbi, alle emozioni delle persone che vivono su un territorio. Per questo i teatri dovrebbero essere aperti con tutte le misure di sicurezza necessarie, però credo che dovrebbero stare aperti. Il Teatro delle Donne nel 2021 compie 30 anni, è un traguardo importante. Non è stato facile mantenere in vita un'associazione di donne per 30 anni. Siamo il primo e unico centro di drammaturgia delle donne a livello nazionale ed europeo. Abbiamo più di 1000 testi catalogati di autrici italiane contemporanee rappresentate. Siamo un punto di riferimento per gli autrici, ma anche per gli autori di teatro. Il primo centro di produzione drammaturgica di Teatro delle Donne, con annessa la scuola di scrittura teatrale fondata da Dacia Maraini. Tutto questo noi lo portiamo al Teatro Studio. Appena sarà possibile, cercheremo di riprendere le attività. Le iniziative proposte al pubblico si alterneranno alle prove, ai laboratori, ai progetti, perché il nostro è un vero e proprio centro di drammaturgia che dà spazio a tutte le strutture più giovani in residenza, alle più giovani proposte, a tutto il teatro che affronta la contemporaneità e attraverso la contemporaneità un universo al femminile che è in continuo movimento anche nel nostro paese, anche se sembra spesso che le donne si siano fermate, tante conquiste sono state fatte. Se pensate da quando le donne hanno ottenuto il diritto di voto, ed era nel secondo dopoguerra, ad oggi quante conquiste sono state fatte dalle donne, dalla legge sull'aborto, la legge sul divorzio, la legge contro la violenza. Ci siamo battute ma abbiamo ottenuto obiettivi importanti. Io credo che le donne abbiano ancora tanta strada da fare e siano in grado di farla. Per questo, in un momento come questo, che è stato un momento difficile, in cui durante la pandemia sono aumentati i femminicidi, molte donne hanno perso il lavoro, molte donne si sono ritrovate chiuse in casa a prendersi cura delle situazioni familiari, credo che sia importante
che le tematiche femminili vengono riproposte e vengono riproposte con forza in teatro. Quindi, emergenza Covid permettendo, noi riapriremo appena possibile. Stiamo già lavorando in parte online. I seminari, per esempio, della scuola di scrittura di Dacia Maraini sono andati avanti online anche in questi mesi. Riproponiamo per il mese di marzo un'iniziativa che è stata un'iniziativa di Claudia Della Seta, autrice, regista e attrice, che ha messo in piedi una compagnia internazionale come quella del Teatro di Jaffa, di cui poi vi parlerà, e che ha messo in scena durante il lockdown La Casa degli Spiriti di Isabella Allende. È una riduzione teatrale della Casa degli Spiriti in 10 episodi, che è stata registrata su piattaforma fra attori, 18 attori residenti in 4 paesi diversi. È un'esperienza particolarmente interessante, di cui sono orgogliosa, che Claudia ha voluto fare con noi, e sarà diciamo la prima iniziativa che proporremo nel mese di marzo. Dopodiché ci aspettiamo un'estiva, una programmazione estiva intensa, visto che appunto in estate è l'unico momento in cui anche l'anno scorso siamo in qualche modo riusciti a lavorare, a mettere in piedi il Festival Avamposti, che è un festival di area metropolitana che si svolge tra Firenze, Scandicci, si svolgerà tra Firenze, Scandicci e Sesto Fiorentino. E a questo festival parteciperanno molti degli autori che spesso animano le iniziative del Teatro delle Donne, autori che avrebbero dovuto essere nostri ospiti anche nel 2020 e che invece abbiamo dovuto spostare nel 2021, come Emanuela Aldovrandi, Saverio La Ruina, Lucia Calamaro, Filippo Renda, Andrea Muzzi, Cinzia Pedribiasi. Sono solo alcuni degli autori che girano intorno al nostro teatro e con cui noi pensiamo di poter animare il teatro studio di Mila Pieralli di Scandicci. Mi fa piacere che questo teatro si chiami Mila Pieralli. Io l'ho conosciuta all'inizio dell'attività del Teatro delle Donne e quindi sono particolarmente felice di essere qui in questo momento. Ovviamente questo non vuol dire che tutto sia, come dire, tutto sia a posto e che tutto andrà bene. Siamo ancora in mezzo alla pandemia e abbiamo ancora molti ostacoli da superare. Passerei la parola a Marco e se c'è a Claudia Della Seta o Tommaso Sacchi, che mi sembra di vedere collegato. Tommaso Sacchi, presidente della Toscana, quindi darei subito la parola a lui. Bene, grazie. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Buongiorno a Maria Cristina Ghelli, che saluto con affetto, che ritrovo qui per presentare insieme appunto una forma di residenza, di rapporto, di grande collaborazione tra la Fondazione Teatro della Toscana e il Teatro delle Donne. Io devo dire, saluto chiaramente la mia collega Sereni del Comune di Scandicci, l'assessora, saluto il direttore generale della Cassa di Risparmio Gabriele Gori. Purtroppo non ho la visione completa delle persone collegate, ma confido di salutare tutti attraverso questo mio saluto iniziale. Poi vedo collegato anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, saluto, e permettetemi un saluto speciale alla dottoressa Elena Pianea, che è entrata nel ruolo di direttore cultura della regione proprio per servire l'ente regionale e che saluto con grande affetto e stima. Dunque, oggi è un 8 marzo, io sono collegato dal Museo Novecento, dove abbiamo appena presentato delle attività che riguardano la giornata internazionale dedicata alle donne, e abbiamo presentato una serie di attività e durante tutta la giornata saranno
si seguiranno una serie di iniziative proprio dedicate all'8 marzo 2021, a partire dall'intitolazione di un giardino a Tina Anselmi, il sindaco impegnato in questa attività, arrivando poi alle tante produzioni e riflessioni che le nostre istituzioni culturali della città hanno voluto dedicare a questo tema. Appunto, non bisogna mai smettere di parlare di parità, non è mai abbastanza. Ogni tanto qualcuno mi ha detto proprio qualche giorno fa, ma c'è ancora bisogno di parlare di parità di ruoli, di parità nella politica, di parità nei settori pubblici. Io dico sì, perché i dati purtroppo che ci arrivano e che registriamo in termini di violenza domestica, in termini di femminicidio, in termini di forme di assoluta violenza verbale o fisica rivolte verso le donne, purtroppo sono dati tutt'altro che confortanti. Quindi io, scusate se approfitto di questa conferenza stampa, ma credo che i miei colleghi e le mie colleghe e anche le amiche del Teatro delle Donne concordino nel sottolineare anche lato istituzioni, come sicuramente avranno già fatto alcuni colleghi, questo importante aspetto. Non è mai abbastanza, davvero. Io voglio poi passare all'aspetto, diciamo, specifico di questa nostra presentazione odierna, perché Maria Cristina Ghelli sa quanto stimi il lavoro importantissimo fatto dal Teatro delle Donne. È una realtà unica in Italia, questo noi dobbiamo dircelo. Io l'ho sempre apprezzato e soprattutto ne ho sempre rilevato l'importanza su scala nazionale di questo ruolo, orgogliosamente toscano, orgogliosamente dell'area fiorentina, svolto da un laboratorio di straordinaria efficacia e, come dire, che ha affrontato e che ha toccato tematiche sociali, sociopolitiche, a partire dallo sguardo delle donne del teatro. Ecco, questo non poteva non incontrare la nuova vita e questa nuova, diciamo, era assolutamente orientata verso anche il trattare temi sociopolitici del nostro teatro della Toscana. Io, da presidente, più ancora e prima ancora che da assessore, perché in questa sede sono a rappresentare, come sono chiamato a fare, la Fondazione Teatro della Toscana, voglio sottolineare l'importanza di questa residenza, l'importanza di avere con noi una realtà importantissima del territorio, che ovviamente, per almeno dal mio punto di vista, completa il programma di una fondazione che si sta muovendo sempre più nel doppio triplo registro del teatro di prosa, dell'impegno sociale, se vogliamo, e dei rapporti internazionali, ovvero questa è la nuova vita del Teatro della Toscana. Voglio ringraziare e salutare anche il direttore artistico Accorsi, Stefano Accorsi, perché l'ho sentito poco fa al telefono, con lui stiamo facendo un lavoro solido di riuscito dei nostri teatri, e in questa geografia complessa della Fondazione Teatro della Toscana voglio ovviamente ricordare come hanno e avranno un assoluto protagonismo le sale che, diciamo, non sono il Teatro della Pergola, che sta nel centro della nostra città, ma sono sale che hanno una programmazione tutt'altro che periferica, e mi riferisco nello specifico, ci tornerà. Ce la fa un salto da me, credo, un minuto, per favore? Guardate che ci sono i microfoni aperti, purtroppo si sente un rientro. Attenzione ai microfoni aperti. Dicevo, il Teatro Studio Mila Pieralli, per la storia che ha avuto, non solo per la comunità di Scandicci, ma anche per tutto un bacino molto più ampio dell'area toscana, oggi può contare su questo futuro al femminile. E così come il Teatro Era di Pontedera ha un po' questo ruolo
ambizioso di appunto raccontare, scoprire, svelare le prime rappresentazioni che stiamo andando a produrre, speriamo presto, e speriamo di lasciarci presto quindi la pandemia alle spalle per tornare nella piena efficienza di una fondazione che produce, distribuisce, porta il teatro non solo nell'area toscana, ma poi attraverso le tante collaborazioni istituzionali anche nel resto d'Italia ed Europa. A questo proposito, e vado verso la chiusura, la nostra fondazione sta consolidando dei rapporti importanti anche con l'estero. Sapete che c'è un gemellaggio in atto con il Teatro della Ville di Parigi. Mi piacerebbe moltissimo riflettere anche con, e lo dico nella Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, con il Teatro delle Donne, perché sarebbe molto bello provare a immaginare collaborazioni che ci portino anche fuori dal nostro paese, al tempo stesso portino delle esperienze al femminile, perché no, proprio qui nella nostra area geografica. L'ultimo pensiero che voglio rivolgere è alle lavoratrici e ai lavoratori del mondo dello spettacolo. Lo faccio non tanto per tornare su un punto, ovviamente nelle ultime settimane molto molto citato, addirittura durante il Festival della Canzone Italiana a Sanremo c'è stato questo lungo applauso degli artisti ai tecnici, ai lavoratori, alle lavoratrici di un settore che conta circa 570.000 persone impiegate nella vita delle istituzioni e dei luoghi della cultura dal vivo del nostro paese. Io mi sono espresso e non più tardi di 4 giorni fa sono stato invitato dal Presidente della 7ª Commissione in Senato, dall'onorevole Nencini, a rappresentare lo stato di crisi della mia città, della città di Firenze, in Senato, e raccontare di un mondo fermo, di un mondo che ovviamente come nessun altro vorrebbe tornare sulla scena e non lo può fare, per me è stato un elemento di dolore. Ho letto anche con una certa speranza e anche positività le parole del ministro Franceschini per la possibilità di riapertura il 27 di questo mese. Perché speranza? Perché uno sguardo positivo? Perché di fatto è uno spiraglio di luce, è un futuro che intravediamo attraverso questa possibilità. Io ora però mi voglio concentrare, questo lo dico da assessore alla cultura, oltre che da presidente di uno dei 7 teatri di interesse nazionale, mi voglio concentrare sul come riaprire, sul come rendere sostenibile questa serie di riaperture, su come sia necessario quindi programmare una serie di iniziative di ristoro, di supporto, di aiuto, di ammortizzazione sociale di un mondo che ci siamo accorti durante la crisi che l'ammortizzazione sociale e lavorativa non lo aveva, cioè forme di supporto lavorativo e sociale non le aveva. E quindi è un mondo fragile, noi dobbiamo capire e prendere atto e coscienza del fatto che il mondo dello spettacolo sia un mondo che ha una sua fragilità, ma è un mondo così necessario per ristabilire un livello di vita non solo accettabile, ma di crescita della nostra comunità alla quale tanto siamo legati. Quindi credo che sia il momento di stare uniti, credo che sia il momento di dare anche l'8 marzo 2021, nel mezzo dell'anno pandemico che tanto ci affligge, dare un segnale proprio nella Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, invitando, ospitando, aprendo le porte a un'esperienza di rilievo nazionale come il Teatro delle Donne, un progetto trasversale di teatro, di formazione, ovviamente voglio anche porgere un'attenzione, un riferimento alla Scuola Nazionale di Scrittura Teatrale fondata da Dacia Maraini, che è una grande protagonista della vita culturale del paese e non solo, e che ha un legame così forte con la nostra città, tra l'altro Fiorino d'Oro di 2 anni fa della nostra città di Firenze. Ecco, io dicendo questo voglio salutare la conferenza stampa di oggi, scusandomi per il ritardo, ma nella contempo avevamo la presentazione delle attività del Museo Novecento, e dare un grande benvenuto alle amiche del Teatro delle Donne all'interno della Fondazione Teatro della Toscana. Buona continuazione. Parole veramente importanti quelle di Tommaso Sacchi, presidente della Fondazione del Teatro della Toscana, ma anche assessore
del Comune di Firenze alla Cultura, e quindi darei la parola adesso a Claudia Della Seta, autrice, attrice e regista, che curerà quella che è un po' la prima iniziativa del Teatro delle Donne a Scandicci, ovviamente online, in attesa appunto di tornare in presenza. Ok, mi sentite? Mi sentite? Si sente bene, sì, si sente. Ok, io sono Claudia Della Seta e sono anche, parlo anche a nome del Teatro Arabo Ebraico di Jaffa a Tel Aviv, di cui sono membro fondatore dal 94, che è un teatro che fu sviluppato per sviluppare il dialogo di due etnie in guerra attraverso il teatro. Da lì nacque l'idea nel 2003 della Casa degli Spiriti, che adesso, durante il lockdown, abbiamo ricreato in versione radiofonica con tutti i 18 partecipanti palestinesi, israeliani, italiani e anche la Repubblica di San Marino, e regaliamo questo progetto, lo regalano tutti gli artisti, lo abbiamo voluto dedicare al Teatro delle Donne perché è un teatro innovativo che rischia, che guarda, che ha intuizione e che dà spazio a noi donne, che siamo comunque la metà di questo universo, diciamo, e lo ha sempre fatto. E la Toscana, per chi ha letto il Codice da Vinci, mi viene in mente che Maria Maddalena, che sarebbe la portatrice, diciamo, della femminilità, secondo quella storia e quella leggenda, arriva in Toscana e da lì sviluppa, infatti per questo, in questa favola, si pensa che è dalla Toscana che nasce il Rinascimento. Quindi il Teatro delle Donne è una casa, sempre stata una casa per me, per la nostra compagnia, e la Casa degli Spiriti in versione radiofonica audio di 10 capitoli è il regalo che noi facciamo, la prima iniziativa che noi con cui partiamo col Teatro delle Donne in questo nuovo anno. Avendo lavorato anche l'anno scorso, diciamo, e in altri anni su altri progetti, ma questo è un anno particolare, è l'anno dove bisogna un po' che troviamo la resilienza dentro di noi. Questa è il Teatro delle Donne, non l'ha mai perduta, proprio perché ce l'ha nel DNA. E vi lascio con una frase della Casa degli Spiriti. La signora Allende saluta il Teatro Nazionale Toscano, il Teatro Studio di Scandicci, il Teatro delle Donne e me, e augura grandi successi e augura soprattutto di ritornare a vivere, perché la Casa degli Spiriti, scritta dopo il golpe del Cile e dopo tante tragedie, fu un ritorno alla vita, no? La nonna Clara dice alla nipote, che è rinchiusa in una cella, dice: senti un po', bevi l'acqua, mettiti a scrivere, perché a morire sono buoni tutti, tanto quello succede comunque, è sopravvivere il miracolo. Ecco, e io con questo vorrei salutarvi, con questa frase che mi porto dietro da tanti anni. Benissimo, ringrazio Claudia Della Seta, anche da lei parole molto importanti. E a questo punto darei la parola ai giornalisti, se ci sono delle domande, delle curiosità. Marco, sono Costanza in Toscana. Mi senti? Sì, certo. Io volevo chiedere una cosa. Se ho capito bene, nel 2022 iniziano i lavori al Teatro Studio di Scandicci, quindi mi chiedo cosa succederà quando inizieranno questi lavori al Teatro delle Donne, dove andrà? Vedo che Marco... Posso rispondere io? Sì. Allora, vai Marco. Ciao Tommaso. Allora, abbiamo firmato un accordo di collaborazione, un partenariato che non è limitato solo a quest'anno, ma a un orizzonte lungo, e quindi 22-23.
quindi resta una collaborazione che poi rivedremo nel quadro dei rapporti ministeriali. Non è una collaborazione col Teatro delle Donne mirata a oggi, e i nostri spazi sono molteplici, come ha detto anche il nostro presidente, e quindi l'importante è che questa collaborazione continui al meglio, continuerà al meglio, a prescindere dal Teatro Studio, anche se ovviamente il Teatro Studio è una sede ideale, ma comunque troveremo il modo di fare le nostre attività insieme. Bene, se la risposta è esaustiva, mi sembrava di aver visto anche Semmola alzare la mano per una domanda. Io volevo sapere di Calenzano, nel senso che eravamo rimasti che c'era un bando al quale le donne avrebbero partecipato, se poi se l'esperienza Calenzano è da considerarsi definitivamente chiusa, oppure se possono avere due sedi, due realtà, cioè per capire, anche per capire come si vive dall'altra parte questo scippo, no, del Teatro delle Donne da Scandicci a Calenzano, c'è cioè una sorta di un comune che va a prendere una realtà culturale da un'altra, insomma, in qualche modo. Non è così, nel senso, il comune di Calenzano ha fatto il bando ha avuto un suo esito, c'è cioè una compagnia che ha vinto e che si è già insediata al Teatro Manzoni di Calenzano. Quindi il Teatro delle Donne dal 15 di febbraio ha lasciato definitivamente il Teatro di Calenzano, ha preso un ufficio, abbiamo un nuovo ufficio in via Baccio da Montelupo 101 e adesso prendiamo sede al Teatro Studio di Scandicci. Non c'è nessuna doppia residenza al momento, cioè, il Calenzano ha fatto un'altra scelta. E anche il Teatro delle Donne. Grazie. Ci sono altre domande? Mi sembra proprio di no. Quindi direi che forse possiamo chiudere. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? L'assessore, Cristina Ghelli, dottor Giorgetti? Io voglio ringraziare tutti quelli che sono intervenuti, che hanno detto parole molto importanti. Devo dire che in un momento molto difficile per il Teatro delle Donne ho trovato veramente tanta solidarietà e tanta stima da parte sia delle istituzioni che dei colleghi, per cui diciamo che pur in un momento di ancora grande difficoltà come questo della pandemia, il Teatro delle Donne si può dire soddisfatto delle relazioni che ha oggi sul territorio regionale e nazionale. E internazionale, cominciamo. E anche internazionale. Tommaso Sacchi parlava di Parigi, io e Dacia Maraini siamo state qualche anno fa all'Università di Parigi a parlare del Teatro delle Donne, siamo state invitate dall'Università Paris 8 appunto a raccontare questa nostra esperienza, quindi volentieri riprenderemo quel discorso anche con Parigi e anche con Tel Aviv, che è già stato con Tel Aviv, con questo è un posto fuori dall'Italia, molto volentieri, come con Isabella Allende che già ci aveva sostenute firmando l'altra volta. Tra l'altro c'è un altro sostegno dell'ultimo momento, che è The Fence, che è un'associazione di drammaturghi internazionale che si incontrano di posto in posto in tutta l'Europa, drammaturghi per l'Europa e oltre. Questa è un gruppo di playwrights, insomma, che si riunisce da molti anni. Marco? Ringrazio tutti, veramente gli ospiti annunciati, anche quelli non annunciati, veramente un gran piacere. E manderemo grazie. Il capo nel giro di pochi minuti e niente, grazie a tutti, vi aspettiamo a Scandicci alla nuova sede del Teatro delle Donne. Buona giornata a buona tutti, buona giornata della donna e in bocca al lupo Teatro delle Donne. Crepi. Crepi. Crepi.